Sul mercato italiano Arbacea si caratterizza anche perché porta in Italia un software che è dedicato al model checking. Può dirci qualcosa di più di questo argomento? Sì, allora, il software è ben noto, si chiama Solibri Model Checker. E direi che oltre che occuparsi di model checking, adesso vedremo subito di che cosa si tratta, Solibri è l'unico software al mondo che può occuparsi anche di code checking, ma andiamo in ordine. Il model checking è l'attività principe, se vogliamo, nell'ambito dell'adozione del BIM, perché è quella che sta a coronamento delle attività propedeutiche di creazione di modelli nelle diverse discipline, la disciplina architettonica, quella strutturale e quella impiantistica. Grazie a uno strumento di model checking come Solibri è possibile fare un merge dei modelli provenienti da diverse discipline realizzati con piattaforme diverse. Solibri è in grado di leggere file IFC prodotti da qualunque software tra quelli BIM presenti sul mercato e andare a verificare da un lato con l'attività chiamata di clash detection le eventuali interferenze generate ad esempio da un impianto rispetto a una trave piuttosto che un pilastro o un elemento architettonico. Dall'altro, ed è l'aspetto di cui accennavo all'inizio, un'attività di code checking, cioè ha la possibilità di andare a verificare se i modelli di cui parlavo un attimo fa rispondono a delle esigenze sia normative, ad esempio la verifica della corrispondenza con la normativa per il fuoco, piuttosto che esigenze contrattuali, cioè la verifica di rispondenza a delle prescrizioni che il committente pone a base di gara e di conseguenza ha la possibilità con uno strumento di questo tipo per verificare se le scelte progettuali dell'architetto piuttosto che dell'impiantista o dello strutturista rispondono a questi requisiti di gara. Questa seconda attività, appunto il code checking, è un'attività fondamentale di supporto alla quello che viene definito un approccio di qualità del progetto di cui il BIM rappresenta senz'altro uno degli aspetti fondamentali.